Buonasera e ben ritrovati a una nuova puntata di Extra Time. Buonasera Anna Maria. Buonasera a te Armando, naturalmente, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come sempre, super puntata di Extra Time, però andiamo subito in postazione telematica dove sapete bene che non c'è il nostro Alessandro Scarano solo per questa sera, sostituito egregiamente dal nostro Marco Petriccione, quindi buonasera Marco. Buonasera a voi, un saluto a tutti i tifosi di Aversa, Casertana e di tutto lo sport, terra di lavoro. Ovviamente Alessandro torna la settimana prossima, io sono qui per un cambio al volo e ricordo tutti i numeri a cui si può intervenire per scriverci o per telefonarci gratuitamente per le chiamate 817 2307, per gli SMS 329 816 14. Chiamateci, scriveteci, noi siamo qui. Scarano non verrà più, Marco l'ha sostituito degnamente, quindi Scarano, ciao Alessandro, vedi la trasmissione da casa che Io fossi in te non lo farei perché tra 30 secondi ce lo vediamo che No, non è telefona, vero, stiamo quindi. scherzando, ci manca, già ci manca, quindi assolutamente. Grande puntata Anna Maria, puntata affollatissima, perché dobbiamo parlare tanto del calcio, di terra di lavoro, in particolar modo di Casertana e di Marcianise. E quindi per farlo. Abbiamo qui i nostri ospiti. Parto io con il nostro coinquilino. Ti chiamo coinquilino, basta che non litighiamo io e te Coinquilino. stasera. Bene, accettiamo un coinquilino. Buonasera Raffaele Grazie, Veccia. buonasera a tutti. Accanto a lui, centrocampista della Casertana, Francesco Marano. Buonasera Francesco. Buonasera. E poi gli ultimi due li lascio ad E Armando. allora, Marcianise con il collega Domenico Birnardo, collega della Gazzetta di Caserta. Ciao Domenico. Grazie dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. E ovviamente Sport Casertano. E poi c'è il difensore Venturino di Ronza. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere qui con noi. Un ringraziamento a Paolo Rusciano per la collaborazione che ogni settimana ci dà, e poi un saluto al nostro Peppe Frondella dietro le quinte che ci sta dando quest'anno davvero, si può dire, non una mano di più, quindi Peppe chi? un grazie particolare. È stata un'altra domenica, noi quest'anno non riusciremo mai a fare l'unplanned, perché voi per No. una squadra, voi per un'altra. Ieri si sono un po' invertiti i ruoli, ha vinto il Marcianise, solo il Marcianise e la Casertana e Aversa hanno pareggiato e ha perso invece il Gladiator. Iniziamo da questa seconda divisione della Casertana che così si diceva scherzando, furto con scasso, ma per la verità ecco la Casertana domenica si è fatto mezzo autogol, poi parleremo, diremo il perché, ma la Casertana che è stata padrona al San Vito di Cosenza, non è bastato. È stata anche la È giornata delle sì, espulsioni, è vero questo. in seconda divisione, tremenda sia per Casertana che per La l'Aversa Versa ancora Normanna. peggio, la Versa ancora peggio. In tribuna stampa al San Vito di Cosenza c'era il nostro Raffaele Veccia che era molto molto fiducioso. Raffaele, è andata male dal punto di vista, ecco, del risultato, perché la Casertana ha solo pareggiato, però è stata una giornata che insomma non ha registrato grossi scossoni. No, per fortuna questa seconda giornata di ritorno è stata innanzitutto ricca di risultati di parità ben 5, quindi le prime 4 non hanno smosso la classifica, hanno rallentato, sono terminate infatti in parità i due big match della giornata, Foggia-Teramo e Cosenza-Casertana. Frenata invece per il Castelrigone che perde a Martina Franca dopo 5 vittorie consecutive. Arriva in panchina di Napoli, ha portato bene ai Tarantini. Per la Casertana, che poi ne parleremo più a lungo, è stato il 14° risultato utile consecutivo. Ha vinto l'Ischia allo scadere grazie ad un gol di Gerardo Alfano e la squadra di Campilongo si riporta tra le prime 8. Crisi nera per il tutto cuoio. Nelle ultime 7 partite la formazione allenata da Alvini ha guadagnato appena un punto, 12 le reti subite nelle ultime 7 gare. L'Aversa è stata bloccata in casa dal Melfi, 3 espulsi, il Melfi che non prende gol da oltre 400 minuti. La Vigor Lamezia invece non realizza un gol da 452 minuti. Messina sempre a rete in questi ultimi 9 turni. Il capocannoniere rimane Dario Tranchitella che ha messo a segno la metà delle reti totali del Castelrigone. Poi seguono in graduatoria con 9 gol Giglio Maiorino e Dimas, in gol Ripa e De Angelis, così come 7 giorni fa. E questo è il quadro generale della seconda giornata, della 19ª giornata
di seconda divisione. Anna Maria, è stata una giornata che, come vediamo dalla classifica, non ha registrato grosse novità, ecco, soprattutto in vetta, in coda. Arzanese e Gavorrano sono sempre più disperate. La Versa è dalla parte sinistra della classifica, già questo è positivo, insomma. Mica tanto positivo, parte sinistra, però non dentro. Sì, però dico, qualche settimana fa era dall'altra parte, quindi a piccoli passi. Poi è sempre così questo girone B, tutte le squadre sono racchiuse quasi in un fazzoletto, quindi una volta le troviamo dalla parte destra della classifica, una volta dalla parte sinistra. È un campionato che resta equilibrato, tutte le gare sono gare assolutamente al cardiopalma, come penso che lo siano state sia quelle della Casertana che della Versa Normanna. Francesco Marano non era del match, però Francesco, naturalmente tu l'hai seguito, un risultato che forse va un po' stretto alla Casertana. Sì, nelle ultime due domeniche, io penso, non solo questa qua di ieri, anche domenica scorsa in casa. Recuperiamo qualche punto, però come detto tu, questo campionato è importantissimo fare sempre punti, nel senso muovere sempre classifica, anche un punto risulta essere importante, poi alla fine dei conti risultano veramente essere fondamentali. Mi ricordo anche quei 4 pareggi consecutivi che facemmo, diciamo, dopo le 4 vittorie. Venne qualche critica, anche giusta e normale, però ne eravamo convinti che comunque erano dei punti importanti e che quindi ci avrebbero fatto comodo. Qui stiamo vedendo le immagini della partita, il gol di Agodrin, Raffaele, è una palla persa, De Marco, che a mio avviso ha fatto davvero un'ottima prestazione, sì, l'ha recuperata dal, come dicono nel basket, dalla spazzatura. È stata una buonissima prestazione quella da parte del giovane Di Marco, schierato per la prima volta tra i titolari, ma in generale hanno giocato benissimo tutti i calciatori. Io continuo a dire che in 11 la Casertana non avrebbe mai pareggiato, il Cosenza non aveva la forza di riagguantare la Casertana, e il risultato è stato cambiato da quell'episodio, una grossa ingenuità di Rinaldi, che si fa espellere, rifila un calcione a Moscia proprio sotto gli occhi del direttore di campo. Stavamo a centrocampo, tra l'altro, nemmeno in un'azione pericolosa, insomma, sotto porta. Quindi quello è stato un po' l'episodio che poi, ecco, ha capovolto l'incontro, perché ovviamente sotto di due reti nella ripresa il Cosenza ha provato di tutto per equilibrare la gara. Cappellacci addirittura alla fine ha giocato con 4 attaccanti, ha messo sul rettangolo di gioco Calderini e Napolano, però ripeto, una Casertana che ha dominato dal primo all'ultimo, nonostante fosse rimaneggiata, ben 4 assenze. È stata una gara straordinaria, Casertana che meritava appieno la vittoria. C'è grosso rammarico e tanta rabbia sia da parte nostra, ma soprattutto da parte del presidente Lombardi e di Ugo Lorti. Questa era l'espulsione di Rinaldi. Allora, poi da un uomo esperto qual è Rinaldi, è già la seconda volta, gli è capitato a Teramo, eppure lì è una gara che poi rimase bloccata sullo 0-0. Questo Rinaldi poi torneremo dopo, perché abbiamo una moviola molto dettagliata. Anna Maria, però sentiamo anche il parere degli altri, perché altrimenti poi da casa si lamentano, dicono: ma tu non li fai parlare mai gli altri? Sentiamo anche. Ah, sì, abbiamo ricevuto la mentenza. No, perché dice: poi parlate solo di Casertana, non parlate mai di Marcianise. Se ci fate parlare, sicuramente, insomma, se seguite tutta la trasmissione vi rendete conto. Marcianise che è tornato al Raffaele, successo. Raffaele, l'angolo della polemica anticipata. Sì, no, perché dobbiamo anche ascoltare giustamente tutto quello che dicono da casa. Si diceva che l'unica squadra che ha vinto questa settimana è stato il Progredor Marcianise. Anche qui le polemiche non mancano mai, perché ci sono state le dichiarazioni piuttosto pepate da parte del presidente D'Anna, però era sul posto, era allo stadio il buon Domenico Birnardo. E allora parliamo, accenniamo un po' anche di questa capolista nuovamente solitaria. Sì, Marcianise ieri finalmente è ritornato alla vittoria, perché è una vittoria che mancava da quasi un mesetto, considerando le ferie natalizie, la sconfitta di Taranto, il riposo e poi la sconfitta di Francavilla di domenica scorsa. Insomma, il Marcianise ieri è ritornato alla vittoria.
ritorna alla vittoria e trova la vetta solitaria, perché la Turris è stata fermata in casa della Gelbison, quindi insomma due punti di vantaggio adesso di nuovo sulla seconda, in attesa di un nuovo derby domenica prossima a Vichequense. È stata una partita che ha visto il Marcianise convinto sin dal primo minuto, tranne le fasi iniziali di studio, come spesso capita nell'ultimo periodo, insomma, quando le squadre ospiti cercano di opporsi in difesa a questa squadra che viene sempre più studiata, essendo la capolista, ed è sempre più temuta. Poi il solito citro si illumina e qualcosa di buono arriva sempre, insomma, perché ieri un'altra doppietta per lui, sempre più capocannoniere di questa squadra, sempre più leader, anche se poi ieri mister Foglia Manzillo ha rivoluzionato un po', vuoi per forza di cose, vuoi per turnover, un pochettino la formazione, pur schierando sempre il solito 3-5-2. Posilli per ha squalificato e ha inserito l'esperto Pagano a centrocampo. Ormai Ciano ne avrà per qualche tempo, credo, non so i tempi precisi, però è un infortunio abbastanza serio, quindi sulla destra ieri è stato inserito Tenneriello, una buona prova per lui, anche se non come le altre volte. Poi in attacco Allegretta ha sostituito l'Ariete e Iadaresta, quindi in attacco due piccoletti, due giocatori tecnici, a differenza della solita coppia d'attacco che il Marcianise ha sempre schierato. Comunque una partita mai in dubbio, e quindi tre punti importanti per Marcianise, che si è rilanciato alla grande. Venturino, nonostante tutto c'è ancora tanta tanta strada da fare. Sì, sicuramente c'è ancora tanta strada da fare. Inoltre noi, come sappiamo, non siamo iniziati con queste prospettive, perché nessuno, cioè non ce l'aspettavamo. Domenica abbiamo affrontato una squadra che sappiamo nel mercato di riparazione si è rafforzata molto, e inoltre noi venivamo da due sconfitte consecutive e inoltre eravamo molto rimaneggiati con l'assenza di Ciano e l'espulsione di la squalifica di Posillipo. Però nonostante tutto siamo riusciti, come diceva, dopo le fasi iniziali di studio siamo riusciti a sbloccare il match ed andare in vantaggio, e da lì in poi siamo riusciti a dominare la gara. E allora, i nostri protagonisti hanno appena fatto i primi commenti, naturalmente tra poco la puntata diventerà caldissima, però noi andiamo da Marco Petriccione per sapere i pareri, i primi pareri dei nostri amici a casa. Marco? Abbastanza delusi i tifosi della Casertana, furto con scasso, Cosenza questo non ce lo devi fare, il messaggio di cui parlavamo prima. Poi Rinaldi ha sulla coscienza una partita che amarezza, forza Falchi, ma c'è anche qualcuno che si schiera dalla parte del centrocampista rossoblu. Tutti a dare la colpa a Rinaldi, è un nostro giocatore, difendiamolo, Alex. Marco, vogliamo ricordare anche quali sono i nostri numeri di telefono per interagire con gli telespettatori? Lo faccio io, va? Lo dico io direttamente? Assolutamente, naturalmente. No, lo parlo io. Sono pagato per questo, lo faccio io, assolutamente. 800 17 23 07 per le chiamate, 329 816 14 per gli sms gratuiti. Tu sei l'unico uomo sulla faccia della terra che riesce a lasciarmi senza parole, sei incredibile, Marco Petriccione. Grazie. Prego, figurati. Naturalmente, tifosi, voi continuate a scrivere. Armando, noi ci divertiamo anche un po', sì, perché giusto, certo, che sia così. Per sdrammatizzare. A parte che poi chiederò dove è finito il campo del Marcianise, perché quello non era un campo. Vabbè, poi questi sono... Vabbè, ci sono molti campi. Sì, veramente. E ieri hanno giocato dentro a un campo di patate. Purtroppo è un leitmotiv che accomuna tantissime società casertane. Torniamo però in seconda divisione, torniamo a parlare di Cosenza Casertana, perché dobbiamo far vedere gli episodi da Moviola, perché la Casertana dire che è stata scippata è stata, insomma, è dir poco. Allora, con la regia andiamo a vedere i primi episodi da Moviola. Questo è il fallo stupido e dir poco, perché poi hanno commentato sia mister Ugolotti che il presidente Lombardi. Lui, Rinaldi, è stato attaccato, vedete, è stato attaccato e prende il calcio da Moschero. Ma è una cosa, Raffaele? No, ma assolutamente, per carità. E allora, premessa, non serve buttare la croce su Rinaldi, e questo assolutamente no, però è un'ingenuità imperdonabile, cioè da un calciatore della sua esperienza, cioè non ci si può aspettare una situazione e una reazione del genere. Lui ha ricevuto un calcio da Moschero.
però voglio dire, siamo a centrocampo, tu reagisci in quel modo plateale, guardate, insomma, l'arbitro non era distante, poi addirittura che lo rimprovera, ha costretto il direttore di gara a estrarre il rosso, cioè, c'è poco da dire. Però ripeto, la gara è stata rovinata, se vogliamo, da questo episodio, perché la gara ormai era saldamente in mano ai Falchetti, in vantaggio per 2-0. Noi no, Armando, in tribuna dicevamo non c'è verso che il Cosenza potesse riequilibrare l'incontro, anche perché quel Cosenza era una modesta squadra. Poi ne ho parlato anche nel dopogara con Ugolotti. Ugolotti dice, vabbè, questa è una buona squadra. È una buona squadra assolutamente, pensare lassù, è un'ottima squadra, però contro la Casertana si è dimostrata una squadra mediocre. Questo ovviamente va a favore dei Falchetti che, nonostante, ripeto, le varie assenze, hanno dimostrato di essere una squadra validissima, una solida squadra. Poi c'è stato quel magistrale gol di Mancino, lì proprio applausi a scena aperta da una parte e dall'altra, anche perché c'è stato ormai sono quasi 30 anni, un legame fortissimo tra Caserta e Cosenza, quindi applausi a scena aperta da entrambe le tifoserie per quel magnifico gol di Mancino. Purtroppo Rinaldi, la seconda espulsione che subisce, rimedia, ma francamente noi non commentiamo, perché le parole di Ugolotti, che per la prima volta abbiamo visto davvero nero in sala stampa, non sono un mistero, ha detto il giocatore pagherà per quello che ha fatto, verrà multato, sì, e il presidente lo ha definito pazzo, pensava forse di giocare la partita dell'Inter sociale. Sai io che cosa io mi chiedo sempre? Cioè, io penso sempre una cosa, sono comunque esseri umani, cioè loro sono calciatori ma sono esseri umani, cioè che cosa scatta in quel momento per avere una reazione così? Abbiamo qua dei calciatori, esatto. Io approfitterei per chiederlo a loro, Francesco Varano, perché si reagisce così in un momento importante, poi tra l'altro della partita, di una partita altrettanto importante? A volte effettivamente si tratta di attimi che ti parte qualcosa che sicuramente non dovrebbe, tra parentesi, partire. Però io, riguardo Geppino, l'unica cosa che posso dire, e confermo quello che ha detto, diciamo, il collega, è che effettivamente non bisogna buttare sicuramente la croce su Rinaldi, che comunque è un pilastro e sta facendo a dir poco un grandissimo campionato, però penso che sicuramente lo saprà, sicuramente pure lui, che avrà fatto effettivamente, di aver fatto una stupidaggine che può aver costato caro, anche perché comunque sono d'accordo, 11 contro 11 secondo me la partita non sarebbe mai finita in parità, anzi secondo me l'avremmo potuta anche chiudere con un maggior risultato, perché poi il Cosenza si sarebbe sbilanciato e noi comunque con dei giocatori abbastanza brevidini là in attacco saremmo ripartiti di contropiede. Guarda che lo stesso Cappellacci, no? Il mister del Cosenza, così come fu onesto nella gara di andata quando disse vabbè siamo stati fortunati a strappare i tre punti qui al Pinto grazie a quell'infortunio di Fumagalli, così candidamente ieri in sala stampa ha ammesso che il Cosenza non meritava nemmeno il pari. E poi riguardo l'espulsione, insomma, ripeto, adesso è inutile parlarne, anche perché ovviamente Rinaldi sta facendo benissimo in questo campionato, per cui ecco, ha commesso un qualche cosa di grave e sono d'accordo, però insomma adesso accusare il calciatore, anche se Ugolotti ma lo stesso Lombardi erano furiosi nel dopogara, quelle sono frasi che si dicono a caldo, poi dopo è chiaro che... anche perché poi Ugolotti ha parlato sì di Rinaldi, ma ha parlato anche dell'arbitro, perché c'è da dire pure che ecco, nel primo gol di De Angelis forse c'era abbiamo preparato, Raffaele, la clip sulla Moviola, perché dobbiamo far vedere tanti altri episodi, però abbiamo una telefonata in diretta. Buonasera. Pronto, buonasera, sono Andrea da Caserta. Buonasera Andrea. Armando, ti devo dare una brutta notizia. Che è successo? Una brutta notizia, ti dico perché dopo
questo è tutto male che sei con la Casertana, per motivo di salute mi devo ritirare. Ah, questo ci dispiace. Per motivo di salute c'è un problema abbastanza serio, Armando. Io non sono arrabbiato per il pareggio di Cosenza. Prima di tutto saluto il mio amico Marano che sta vicino a te. Marano, buonasera. Buonasera, buonasera. Io ti ho messo il nome nel Montervino, anche se gioco nella Seretana, che lo possiamo vedere. A me c'è il mio pupitolo che spesso al centro campo. Io ho due pupitoli, Pumagallo e Marani. Io vi servo dappertutto. No, io non sono venuto a Cosenza perché avevo anche problemi con il mio nome. E non so domenica se farò questa forza di venire al campo, veramente. Armando, voglio dire una cosa, Armando. Sì, prego. Se mi inquadro a chiedere una cosa, noi abbiamo quattro partite. Sì. Poi dobbiamo andare a Cavorano, poi dobbiamo andare a Cura e poi abbiamo due trasferti in campo. Sì. Esatto, se la memoria non mi lo dice. Dobbiamo fare al massimo 10 punti. E dobbiamo fare una cosa, che io ho detto sempre, che ricordo sempre le stesse cose. Le partite si vincono al primo tempo, non al secondo tempo. Purtroppo non sono arrabbiato per il pareggio di Cosenza, perché gli errori si sono sempre pagati per quei sbagli che facciamo sempre in difesa. E com'è che sta sempre l'ultimo uomo che sta in cuore di gioco, non so per quale motivo. Se è una geometria di gioco o una geometria che non capisco più. Sì, dopo te lo facciamo vedere, dopo te lo facciamo vedere. Ma io sono 13 non ho fatto, io ho detto solo una cosa, la trasmissione prossima. Ho detto di prendere un centravanti difeso davanti e mi sono accontentato. Che sono spati per i giocatori dell'Ostia Mare, se sì. Non mi sbaglio, sì. La mia memoria mi dice che io già lo so, questo giocatore l'ho visto giocare già da 20 volte. Armando, io lo ripeto, finché c'è un corpo di salute, io la Casertana lo seguo solo un po' in casa, e poi di casa che la vedete la Zana, il mio pupitolo è Rippa. Lo so, lo conosciamo. E quello giocatore che mi fa scire matto. Andrea. Il giocatore buono mi piace. Andrea, noi dobbiamo andare in pubblicità, quindi ti dobbiamo salutare. No, io voglio solo chiudere, Velocissimo. Velocissimo. Io voglio dire queste bandiere che spendono al vento con i nostri colori. Dobbiamo andare fino alla morte, la mia fede è rosso blu e mi ritiro quest'anno per motivo di salute. Marano, stai un po' più calmo nel mezzo al campo, ti fa prendere sempre munizione facile e ti fa delle proteste. Perché quello quando ci cadono, voi avete se i giocatori professionisti e non dovete cadere nella loro trappola. Avete ragione. Perché non fanno cadere nella vostra età. A Marano ci incontriamo domani al campo di regalo. Di regale. Ciao Andrea, in bocca al lupo. Benissimo, allora ringraziamo Andrea che lo vedremo domenica la partita contro il Gavorrano alle ore 15, già lo preannuncio in posticipo e anche noi. Io intanto stavo cascando dalla sedia, no, vabbè, ma questo è un dettaglio, non cadere, si è visto. Pubblicità, torniamo subito. Ed eccoci rientrati qui con Extra Time, noi stavamo parlando di Moviola, soprattutto della Casertana, stavamo guardando la Moviola, però io direi di andare un attimo dal nostro Marco Petriccione per vedere cosa dicono i nostri amici a casa e poi ritorniamo qui. Marco? Sì, c'è un messaggio per la Versa, lo leggo. Punti buttati, peccato per la gara falsata dall'arbitro, ma dove li pescano questi? Poi c'è una domanda per Marano da parte di Rosario Maria. Secondo te ieri il Cosenza non ha rubato la partita e come mai non riusciamo a chiudere le partite e ci facciamo riprendere sul più bello? Vabbè, riguardo il fatto che non riusciamo effettivamente a chiuderle prima, sicuramente è un nostro difetto. Effettivamente noi facciamo dei primi tempi veramente ad alti livelli. E io vedo anche la partita contro in casa, l'ultima in casa, non siamo riusciti a fare gol, a sbloccare la partita e poi abbiamo avuto le difficoltà nel secondo tempo, perché noi è proprio un dato concreto che nei secondi tempi purtroppo caliamo un poco e ci sono le squadre che i primi tempi invece, oppure durante un'annata, io mi ricordo pure all'inizio, pure con lo stesso Ugolotti, faticavamo il primo tempo, meglio il secondo, ma per ora purtroppo sono dei meccanismi che come se si innestano automaticamente in una squadra durante un campionato. È normale che noi dobbiamo invertire perché abbiamo i mezzi e abbiamo comunque tutto il tempo, perché comunque c'è quasi un giro di ritorno ancora
aperto. Riguardo il Cosenza, purtroppo il campionato fa parte anche di questo, nel senso ci sono partite del genere e purtroppo a noi ci è andato male, nel senso però talvolta ci può andare anche bene, per cui il calcio è una ruota e quindi purtroppo domenica ci è girato male. A proposito, giusto una considerazione, no? Un dato statistico a proposito di perché non si chiudono le gare. In effetti è proprio vero, numeri alla mano, la Casertana perde punti nella ripresa. Se le gare fossero terminate dopo i primi 45 minuti di gioco, la Casertana avrebbe 30 punti in classifica, a un sol punto dalla vetta, Teramo con 31. Mentre nella ripresa, giocando solo le riprese, la Casertana, se non sbaglio, avrebbe 25 punti. Quindi qualcosina in meno, decisamente. Per concludere il discorso sulla seconda divisione, sulla Moviola, Cosenza-Casertana, eravamo arrivati all'espulsione di Rinaldi. Tra poco andiamo a vedere anche le altre immagini che abbiamo preparato, perché in sala stampa i colleghi di Cosenza hanno letteralmente aggredito sia Ugo Lotti che Agodrino, ma evidentemente di là si usa così, amici sugli spalti, ma in sala stampa ti massacrano. Hanno detto che questo era rigore netto di D'Alterio. Ha detto: voi spiegatemi D'Alterio dove ha preso la palla. D'Alterio non sfiora neanche il pallone e siamo in pieno recupero. Lui alza il braccio sinistro ma non colpisce la palla. Sì, però non si salta così, attenzione. Vabbè, ma non si salta così. Hanno detto che l'arbitro aveva negato un rigore netto come il mondo. Il rigore a me non è sembrato netto. No, ma non netto, c'è, cioè il pallone non cambia traiettoria. Anche i nostri ospiti, però non si salta così in una seconda divisione dove ci sono degli arbitri che hanno sempre dei dubbi. Ma hanno sicuramente, sempre di gare molto dubbi. Io arbitro ti vedo saltare così, ti fischio come minimo il rigore. Però poiché l'arbitro, e l'assistente non hanno preso alcun tipo di provvedimento, perché accanirsi contro Agodirin? Raffaele, pure no, tu eri allora, presente, è, no? È vero, sì, è vero ciò che dice Anna Maria, quando un calciatore pure di una vasta esperienza come D'Alterio saltare proprio con l'intento di colpire con il braccio. Ecco, però la palla di certo non l'ha colpita, anche perché se rivediamo le immagini, l'arbitro era fuori aria, quindi era vicinissimo all'azione, sì. E non c'è stato proprio un cambio di direzione della palla, per cui ecco, è stato uno sciagurato tentativo, guardate, comunque di colpirla, per fortuna non l'ha colpita, l'arbitro era appena fuori aria. Vedi, si vede nella parte sinistra del teleschermo, esatto, che sta andando via. Però effettivamente, insomma, lì D'Alterio ha rischiato parecchio. Sentiamo anche ovviamente sia Bernardo che Di Ronza, ma credo che insomma anche voi. No, assolutamente, il rigore non c'è. È ovvio che creare volume in quel modo nell'area poi può portare anche a toccare il pallone, ma se dobbiamo analizzare l'occasione non la tocca e non è il rigore. Tu sei mai saltato così? No. Ecco. Anche secondo me non è il rigore. Quindi da questo punto di vista una lancia a favore della Casertana, ma non perché c'è una gara, ma giusto perché per bontà della verità. Andiamo avanti, andiamo a analizzare il gol del momentaneo 1-2 di De Angelis. Eccolo qui, allora, a immagini veloci non si capisce il fallo dov'è. Il fallo è netto, signori, c'è una gamba tesa, eccola qui, c'è una gamba tesa di Giordano su Antonazzo. Poi De Angelis si ritrova il pallone, ecco qui. Questa è gamba tesa. Allora, se fermiamo di nuovo al frame di prima, io non parlo io, parlano gli ospiti, parlano prima gli addetti ai lavori, alias Marano e Di Ronza. Marano. Hai ragione, sì, è fallo. Per me è gamba tesa. Questo è... Ma ti dico una cosa, secondo me se era più nella zona centrale del centrocampo lo fischiava sicuramente. Fischiava. Sicuro. Sì, effettivamente è chiarissimo. C'è una gamba tesa... E fallo nettissimo. Sì, 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 sì. E l'arbitro, guardate dov'è l'arbitro. Cioè l'arbitro è a un metro no, e mezzo. È vicinissimo, cioè, ma come si fa a non fischiare un fallo del genere? Il punto è che noi andremo a finire alla fine della stagione e parleremo sempre delle stesse identiche cose, ragazzi. Perché che se ne dica, i direttori di gara in seconda divisione hanno spesso, o meglio, noi giornalisti abbiamo spesso dei dubbi. Ci facciamo venire spesso dei dubbi, ci sono delle direzioni di gara che forse non combaciano con quelle che sono le opinioni dei tifosi, sono le opinioni dei giornalisti, ma andremo così fino alla fine della stagione. Io ho l'impressione che più andremo avanti,
e più sarà peggio. Sì, ma purtroppo hai ragione, perché in realtà è da inizio anno, da 2 settimane che stiamo succedendo. Cioè, tra un po' parleremo della persona normanda. Io ho visto la partita, ho visto cose inenarrabili ieri, per cui cioè... Armando, a volte lo sai cosa dà fastidio, ma contro, diciamo, la terna arbitrale, che io poi ho sentito pure una dichiarazione del mister che diceva che, però con riguardo ai guardalini... Sì, che minacciavano. Erano, cioè, secondo me loro quello sbagliano, perché nel senso che... Tutti possiamo sbagliare, cioè noi giocatori, anche loro, perché purtroppo si può sbagliare. Però secondo me loro sbagliano negli atteggiamenti sia nei nostri confronti e sia nei confronti comunque della panchina, dello staff tecnico, eccetera. Perché effettivamente si pongono in una posizione di superiorità nei nostri confronti. Sì, sicuramente devono avere polso, perché poi possono essere troppo permissivi, però non, fino a un certo punto. Quindi questo secondo me è più che altro è da migliorare per la terna arbitrale. Però lì era proprio una decisione da prendere. Sì, 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 no, ma là infatti questo va al di fuori. Cioè, l'arbitro stava a 3 metri. Sicuramente. No, ma infatti questo va al di fuori del caso concreto che c'è stato. Io capisco la furia di Ugolotti nel dopogara, perché oltre ad avercela con Rinaldi, sì, no? Sì. Quelle parole. Ce l'aveva anche con la direzione arbitrale, perché questo era un netto fallo, sì, sì, da cui è scaturito il primo gol. Ma se poi andiamo a guardare anche il gol del pari al 90esimo, a noi è sembrato il netto fuorigioco, no Armando? No, sì. poi lo rivedremo tra un attimo, perché avevamo a dei proposito sulla, esatto, posizione, a proposito di Calderini, di arbitraggi, a proposito di un'altra partita dove si sono viste cose inenarrabili, appunto. Abbiamo al telefono il collega di Cronache di Caserta, Ernesto Di Girolamo. Buonasera Ernesto. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Ernesto, ciao. Ernesto, ieri abbiamo visto questa partita, una partita finita addirittura con 4 espulsioni, se vogliamo contare anche quella di S. Molino, terminata con uno 0-0, ma io credo che siano più 2 punti persi che uno guadagnato. Tu che cosa ne pensi? La penso allo stesso modo, al di là di quanto detto anche dall'allenatore e dal presidente in conferenza stampa, sono 2 punti persi, perché queste partite in casa vanno vinte. Anche se poi non si può dimenticare che al 29esimo la squadra era già in 10. Per una decisione dell'arbitro sul primo giallo, probabilmente anche frettolosa, però che è giusta nel merito l'espulsione. Un pari che comunque muove la classifica, questo è vero, però ovviamente non può, la persona normale non può accontentarsi di questi pareggi, soprattutto dal punto di vista del gioco, perché in attacco si è visto poco. E il resto forse poco. Del non gioco. Esattamente, anche perché... lo dicevamo ieri, giocare con 3 punte di vicino, o meglio con 4 punte di vicino, Galizia, Orlando e Vicentin. Esatto, comunque ti porta a togliere Prevede in difesa. Non hai subito gol, però non hai fatto gol, e questo è succede da 3 giornate, non può essere un elemento da sottovalutare. Il fatto che comunque la squadra ha giocatori di esperienza, di qualità soprattutto, e non riesca a fare gol è un segnale importante su cui l'allenatore deve lavorare anche per i prossimi giorni, anche per il prossimo impegno con il Castellico. Riguardando, ritornando a casa anche al Castellico, mi piace ricordare il 4-0 dell'andata, forse la migliore partita del girone d'andata della Versa Normanna, dove si vide una squadra che con il nuovo allenatore, con Costanzo, fece gioco, segnò 4 gol, era un'altra squadra, c'è stata, Ernesto, un'involuzione, c'è stata un'involuzione nel corso del, esattamente, cioè è questo che capita sempre, c'è un'involuzione, poi c'è una leggera ripresa, un'involuzione, ma la sensazione è che la squadra non riesca ad avere gioco. Cioè ieri abbiamo visto la partita insieme e dicevamo: guarda il Melfi, gioca un po' a calcio ma con facilità si avvicina alla porta. La Versa Normanna praticamente, a parte quell'occasione di Vicentin che abbiamo visto, non si è quasi mai avvicinata alla porta del Melfi. Sì, ma allo stesso modo possiamo dire che non ha subito nulla, anche questo bisogna dirlo, però in effetti
La squadra, mi ripeto, senza fare gol non si va da nessuna parte. Quindi il fatto che Di Costanzo abbia dei calciatori di esperienza, di categoria superiore, possiamo tranquillamente dirlo, al di là dell'età, ti porta poi comunque però a, diciamo così, ad avere giovani a centrocampo, ad avere ragazzi a centrocampo, anche lo stesso De Rosa nella ripresa non ti può dare quel qualcosa in più che per l'attacco, diciamo così, per avere un qualcosa in più negli ultimi minuti per quella a fondo che potrebbe magari decidere la partita. Nonostante, ripeto, se stai giocando in 10 la resta normale, o meglio in 9 alla fine, però il Melfi si è difeso bene, però non ha creato allo stesso modo difficoltà. Ernesto, chiudo chiedendoti l'ultima cosa. Abbiamo visto movimenti di mercato, abbiamo anche detto un progetto che sembra essere cambiato in corso. La persona normale era partita col progetto dei giovani, poi tanti acquisti avanti con l'età. Abbiamo visto Maiella per pochissimi minuti, Comini non ha ancora esordito, probabilmente lo farà la settimana prossima, così dice la dirigenza. Secondo te la strada giusta è stata quella di snaturare un progetto, qualora lo avessero snaturato? Perché noi crediamo che la società lo abbia snaturato, la società ha detto di non averlo snaturato, ma queste poi sono opinioni diverse e ci sta nel calcio. Oppure pensi che la linea vincente poteva essere quella dei giovani? Guarda, il snaturare la squadra è un dato di fatto, perché se acquisti Comini, Mariella, Prevete, cioè questi sono gli acquisti che ha fatto questa società da giugno a questa parte. Ha preso Orlando, che comunque è un 90, però oltre Orlando i giovani non ne sono arrivati. È anche vero che il resto della squadra, molti calciatori vengono dalla Berretti, oppure lo stesso D'Agostino, diciamo così, è molto giovane, però comunque ha avuto delle esperienze. Però gli acquisti sono stati quelli degli over, diciamo così. E il fatto che si punti sui calciatori di esperienza, quando la Vesta Romana giocava con i giovani, pensavamo che ci volesse l'esperienza. Ora invece che c'è l'esperienza, magari pensiamo ai giovani. Purtroppo ci vuole il gioco, si deve giocare a calcio. I nomi in queste categorie fanno ben poco, l'abbiamo visto e lo stiamo ancora vedendo. Purtroppo sta mancando ancora qualcosa, manca quel quid che speriamo possa arrivare da oggi alla fine di questo calciomercato, anche se non arrivano buone nuove dalla società, visto che probabilmente potrebbe arrivare soltanto un altro difensore, anche in questo caso giovane, cioè dovrebbe essere un giovane, anche perché diversamente non si può fare, perché Prevete sta pagando il fatto di giocare con tre trequartisti 79-79 e poi c'è il vicino che non sbaglia un 80. 80, sì. Esatto. Ernesto, io ti avevo promesso l'ultima domanda, però mi viene spontaneo fartela. Dici che alla Versa Normanna manca qualcosa, probabilmente un arrivo in difesa. Noi qua abbiamo Francesco Marano, io ti chiedo, lo conosciamo bene, quanto avrebbe fatto comodo un Francesco Marano alla Versa Normanna quest'anno? Guarda, ci ha fatto male al Pinto, lui che aveva, l'ho chiamato prima della partita, mi disse che non aveva il dente avvelenato, però onestamente non avendo visto le altre partite posso dire che in quell'occasione fu il migliore in campo e me ne ricordo che stava giocando con l'infiltrazione, non si fermò fino al 65esimo che uscì dal campo. Francesco Marano sarebbe stato un ottimo colpo per la Versa Normanna. La fortuna ha voluto che giocasse a Caserta a questo punto. Anche non è fortuna, ma ricordati che la fortuna non c'entra niente nel calcio. No, la fortuna per la casertana, attenzione, non per il calciatore. È programmazione, è consapevolezza di quello che si fa. È stato il primo acquisto della casertana. Sì. Ma lui conosce bene anche la piazza della Versa Normanna, conosce bene anche alcuni suoi ex compagni, mi disse che in quell'occasione sperava che la Versa raggiungesse con la casertana la Lega Pro Unico. Sono ancora convinto che la raggiunga, farà comunque fino alla fine battaglia, perché non sarà facile, però sono fiducioso e penso che ce la faccia. Ernesto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao, ciao Ernesto.
E allora, per archiviare il discorso sulla Moviola, prima però della Moviola ci sono dei messaggi. Sì, vedo il nostro Marco che scarpita, quindi Marco per Riccione a te la linea. Allora, si parla ancora di Casertana, ero a Cosenza a tifare Casertana, questa è l'unica cosa che conta. Grazie Rosso Blu, questo è un bel messaggio. E poi si parla di mercato. Più che dare la colpa a Rinaldi, chiediamoci perché è stato messo in campo, non è la prima volta che si fa cacciare, servirebbe qualcun altro. Ancora, due domande per Marano. Francesco da Casagiove, tra i vari nomi che si fanno per l'attacco, chi preferiresti come compagno? E ancora per Marano, quale giocatore ruberesti al Cosenza? In attacco, secondo me, cioè il top sarebbe Ginestra. Anche se nel nostro girone ci sta un attaccante che sta facendo molto bene, però diciamo già si conosceva. Cioè già era conosciuto perché in altre piazze aveva fatto bene, De Ripa che ad Arzano sta facendo molto bene. Per cui secondo me questi due, anche se diciamo tra questi due preferirei Ginestra. E poi del Cosenza, giusto? Sì. Del Cosenza... Allora devo aggiungere un attaccante. De Angelis, ecco. Che poi, tra l'altro è anche un mio paesano, quindi De mezzo Angelis, paesano. Ciccio, ieri a fine gara abbiamo visto un calciatore del Cosenza portarsi sotto la curva casertana. Credo era il portiere. Pensavamo fosse proprio De Angelis, perché poi abbiamo scambiato due battute, no? Dopo gare con De Angelis. Quasi lo stava dicendo. A proposito di rosso blu, no? Passerai da un rosso blu all'altro, lui, ecco, qualche sorrisino ammiccante, perché insomma è stato corteggiato, mi sembra. È stato corteggiato in estate dalla casertana. Io credo che ancora oggi Lombardi sia un estimatore di De Angelis. Quindi secondo me De Angelis del Cosenza. Marco? Sì, ci parlano anche della Versa, c'è l'analisi di Andrea. Questa Normanna non ha gioco, se poi ci mettono anche gli arbitri, spero che i nuovi acquisti si inseriscano presto, servono comunque delle pedine a centrocampo. Si parla anche di Marcianise, parlavamo delle polemiche del presidente con le istituzioni. Due messaggi, vogliamo dire al presidente che siamo con lui, forza Marcianise sempre. E il secondo, come mai le istituzioni promettono e non mantengono la parola, Ciro? Questa è una bella domanda che giriamo tra un attimo al buon Domenico Birnardo, perché voglio far vedere gli ultimissimi episodi di Moviola per mettere proprio a dormire la partita di Cosenza. Hanno vinto i tifosi, inutile che lo ribadiamo, ci sono immagini, fotografie, quindi complimenti alle due tifoserie, quelle vincono sempre. Volevamo far vedere il gol del 2-2 finale del Cosenza, perché ci sono state molte polemiche. Le immagini parlano chiaro, Calderini è in netta posizione regolare, quindi c'è ben poco da, purtroppo, da prendersela con il guardalini, con il collaboratore dell'arbitro, e quindi nulla da fare. Questo è il gol. Allora lo vediamo tra un attimo a velocità ridotta, quando stacca il numero 2, vedete, è in posizione perfetto, sì. C'è Cucinino, regolare. Esatto, sì. Perfetto. Lì non... Adesso è tutto chiaro. È stato anche fortunato Calderini, perché la palla l'ha sfiorata, vedete, sta lì, quindi è nettamente in posizione regolare. E lì, vedete, col ciuffo l'ha segnato Calderini, è stato davvero sfortunato. Fu magari purtroppo il secondo gol consecutivo che becca così a Cosenza, subì da Danti qualche anno fa ai tempi del Marcianise al 91esimo dall'altra porta, però è un gol del genere, la partita anche lì finì 1-1, quindi è particolarmente sfortunato. Però la posizione purtroppo è, o per fortuna, poi dipende dai punti di vista, comunque al di là di tutto è finito 2-2, andiamo avanti, pensiamo ad altre partite, che domenica insomma c'è il Gavorrano. Andiamo da Domenico, perché c'è questa domanda, no, abbastanza... Scusami, noi andiamo da Domenico, ma io voglio sapere una cosa. Tu ti giri, mi metti la mano sulla spalla e mi tozzoletti. Sì, per senti, dire, ma come ti permetti? È vero che io stavo distratta, ma stavo aggiornando insieme al nostro Marco la nostra pagina Facebook di Agro Casertano. Com'è che tu mi tozzolei? Vabbè, era per svegliarti. Ma io sono sveglia, io ti ho capito e tu mi hai tozzoleato e tu non mi tozzolerai più. Domenico, queste dichiarazioni shock del presidente D'Anna a fine partita le ha concesse appunto a noi di Agro Casertano, poi riportate anche su sportcasertano.it. Siamo una capolista lasciata, abbandonata dai tifosi e dall'amministrazione. Insomma, è una cosa abbastanza forte, dichiarazioni forti, però è la realtà, mi sembra.
Sì, la realtà dei fatti è, ieri è stata insomma, sotto gli occhi di tutti, insomma, perché poi alla fine Marcianise è la capolista e meriterebbe ben altro, però io sono fiducioso nel fatto che per ciò che riguarda i tifosi i risultati continuano ad arrivare e sugli spalti incomincio a vedere qualche vecchia conoscenza, qualche amico che qualche anno fa seguiva il Real Marcianise e sta ritornando sugli spalti, magari lentamente, però qualche presenza in più personalmente la vedo, anche se onestamente parlando le presenze sono davvero poche. Ieri credo che massimo erano 300 spettatori e diciamo che è una cornice di pubblico indecorosa per una capolista, perché meriterebbe ben altro sicuramente, una squadra che sta sorprendendo, una squadra che ha sorpreso sia gli addetti ai lavori che la città. E quindi va sostenuta a 360 gradi anche da parte delle istituzioni, quindi il discorso che poi il presidente D'Anna ha spostato sull'amministrazione comunale ci sta, perché Marcianise sembra essere diventata da anni una terra di promesse e una terra di diciamo pochi fatti. Terra di promesse perché da tanti anni si promette uno stadio, si promette un palazzetto dello sport, però poi in realtà questo resta sempre un miraggio. E quindi in previsione magari di un salto di categoria a qualche mese diciamo di distanza dalla fine del campionato, il presidente giustamente lancia il suo grido d'allarme riguardo a questo argomento. Qualche mese fa con l'assessore a ramo, l'assessore allo sport Biagino Tartaglione, si è fatta una conferenza stampa in cui si metteva in evidenza la buona riuscita del caso agibilità dello stadio, perché addirittura il Progreditur poteva essere chiuso fino alla fine del campionato, anche per soltanto il campionato di Serie D. Si è verificato con la Turris e si poteva verificare anche in altri casi, però poi diciamo con piccoli accorgimenti, con dei lavori che già erano stati fatti all'epoca del presidente Bizzarro in Serie C, si è riusciti ad avere questa agibilità, tra l'altro poi ridotta in occasione di un'altra gara a 250 spettatori ospiti, non si sa per quale motivo, anche se poi non c'erano nemmeno ruggini con il Monospolis, quindi ridotta questa GBA, addirittura è divieto per gli ospiti, non si sa per quale motivo. Comunque voglio dire, è un campionato che nel Progreditur va avanti a singhiozzo. Si è promesso un nuovo stadio da tanti anni, nella nuova conferenza stampa, nell'ultima conferenza stampa che si è fatta, l'assessore delegato allo sport ha promesso entro la fine della loro consiliatura la realizzazione di questo nuovo stadio, che però ovviamente richiede un po' di tempo per ciò che riguarda la sua realizzazione. Si era parlato di uno studio particolare per ciò che riguarda questo nuovo impianto, insomma, che già era stato avviato. Io non conosco da allora le novità, se ci sono o non ci sono, però per lanciare questo grido d'allarme credo che il presidente abbia colto qualche sentore negativo riguardo a questa cosa. Ovviamente non ne ho le certezze né conferme, però voglio dire, il presidente D'Anna con i suoi sacrifici va sostenuto e va sicuramente aiutato, va incoraggiato e va aiutato, quindi questa è una soluzione che dovrà essere trovata al più presto, perché il Marcianise è la capolista e credo che comunque potrà esserlo fino alla fine e potrà dire la sua fino alla fine, quindi magari per l'eventuale salto in Lega Pro c'è da prendere qualche rimedio. Decisamente. Volevo sentire però anche il parere di Venturino, che tra l'altro tu hai già esordito in Serie D dopo l'ottimo campionato la scorsa stagione col Terra di Lavoro in prima categoria, hai fatto un bel salto, sei 95, appunto, 95, quindi in grande considerazione da parte dello staff e della dirigenza. Venturino, il clima che si respira nello spogliatoio? Beh, sicuramente un clima di, cioè, noi ci crediamo, cioè, eravamo partiti con aspettative ben diverse, poi lavoriamo giorno per giorno per arrivare ogni domenica a dire sempre la nostra, e oggi se ci ritroviamo in testa è perché il lavoro paga e noi veramente stiamo lavorando molto bene grazie all'aiuto del mister, del preparatore e di tutta la società. Come diceva il mister, cioè noi prima
non è che ci credavamo molto. Dopo le due sconfitte di Francavilla e Taranto, è stato allora che abbiamo deciso di crederci, perché una squadra non si vede soltanto nei momenti di vittoria, ma come diceva il mister, anche nei momenti più difficili bisogna venire fuori. E domenica ci siamo riusciti molto bene, e ora ci troviamo lì, vediamo di restarci fino alla fine del campionato, poi ben venga. Vedremo i risultati. Bisogna fare i complimenti a mister Fabio Manzillo, perché non ha allestito una squadra di fenomeni, però nonostante questo riesce a mantenere quella vetta. Quindi veramente sta facendo un ottimo lavoro. Non ci fossero dubbi che mister Foglia Manzillo era un tecnico incapace di fare questo. Forse io dico che nel suo cammino ha avuto tanti ostacoli da superare, penso che li abbia superati nel migliore dei modi, che l'abbiano aiutato anche a crescere, per cui penso che mister Foglia Manzillo sia pronto per una grande avventura e per ottenere finalmente dei risultati che merita. Ma, no, ma in città infatti probabilmente l'unico dubbio era sulla squadra, proprio come diceva Armando, non sul tecnico, perché sapevamo anche noi addetti ai lavori che era un tecnico capace, sapeva lavorare con i giovani, ma avere una squadra da primato con dei nomi poco altisonanti, insomma, nessuno, me compreso, ci puntava sinceramente. Allora, io direi di fare un salto velocissimo da Marco Petriccione per i messaggi dei nostri amici a casa e poi andiamo in pubblicità. Marco? Sì, abbiamo chiesto su Facebook ai nostri amici se le responsabilità di Rinaldi effettivamente ci sono sul pareggio della Casertana. Arcangelo ci scrive sì, le sciocchezze si pagano, ovviamente senza esagerare, perché poi siamo tutti felici quando ci salva le chiappette. Tu mi hai detto di censurarlo, io non l'ho fatto. C'erai con me che ti ho detto di censurarlo. Esattamente. Ecco, quindi a te che prima mi tozzoliavi, ecco quello che stavo facendo. Sono in contatto diretto con il nostro Marco. Però, naturalmente, tifosi, scrivete, perché Marco resta pochissimo tempo per parlare ancora di calcio. Andiamo un attimino in pubblicità, torniamo tra pochissimo con Extra Time. E rieccoci qui, ultima parte di Extra Time dedicata al calcio. Quindi io direi subito di andare dal nostro Marco Petriccione. Marco, ricorda velocemente i contatti così che i nostri amici a casa possano scriverci gli ultimissimi messaggi per gli ospiti. 817 2307 per le chiamate, per i messaggi invece 329 800 16 14. Scriveteci anche su Facebook, Agro Casertano. Il punto è che c'è un errore. Ai 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 ai. Regia e grafica? Non è 329, è 392. Ecco l'errore, 392-800-1614. Questa volta siamo noi a riprendere l'oro. L'occhio vigile di Anna Maria. Non è 329, 392-800-1614. Chissà quanti messaggi sono stati abbiamo mandato a qualcuno. A qualcuno, cercheremo di recuperare. Allora, ultimi minuti, come dicevi tu, Anna Maria, prima di proiettarci al prossimo turno, diciamo, si dice sempre che 3 indizi fanno una prova, ma 2 forse ne fanno una mezza prova. Raffaele, c'è stata una pochi. Ti è piaciuta, no? Raffaele, è terribile, io pensavo abbiamo ce l'avesse come i contati, noi andiamo a fare filosofia. 3 indizi, 2 indizi. Dai, la prova intera, cioè, non ci lascia nemmeno divertire. Allora, giochiamo sempre sulle parole. Allora, tornando seri, un'oretta fa c'è stato un post del fotografo ufficiale della Casertana, Giuseppe Scialla, che in maniera molto serena ha pubblicato una foto di De Angelis. Ha detto chissà, l'unico modo per non segni più è comprarlo. E c'è stato un mi piace, e una condivisione da parte del presidente della Casertana, Giovanni Lombardi. Lombardi, che conosce bene De Angelis, evidentemente l'ho affrontato anche ai tempi quando era a Scafati, perché ha scritto, ha commentato, un bravissimo ragazzo, e purtroppo mi ha sempre fatto gol, quindi lo ha incontrato e ha sempre segnato contro Lombardi. In estate è stato anche trattato l'arrivo di De Angelis, che poi è andato a Cosenza. E Raffaele, vuoi vedere che De Angelis è il colpo a sorpresa dal cilindro, arriva De Angelis? Ma bisognerebbe capire se il Cosenza è disposto a cederlo, perché non ci dimentichiamo che Cosenza è secondo in classifica, non credo che abbia intenzione di privarsi del suo goleador. De Angelis, con i suoi gol, ne sono 7, come quelli di Mancino,
comunque ha portato il Cosenza al secondo posto. Mi sembra, insomma, che adesso non sia fattibile questa operazione, ripeto. Potrebbe darsi a giugno, ma non credo a gennaio, perché il Cosenza sta lottando, così come la Casertana, per rimanere tra le prime otto. Quindi privarsi di un attaccante del valore di De Angelis e addirittura poi darlo a una diretta concorrente, insomma, mi sembra impossibile. Ecco, tutto può succedere nel calcio, però a gennaio mi sembra impossibile questo passaggio di De Angelis dal Cosenza alla Casertana. E in dirittura d'arrivo invece la trattativa con Daniele Piro, che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Si è visto padre, insomma, in città, e ha lasciato intendere che la trattativa è a buon punto, quindi speriamo che possa essere rosso-blu quanto prima. È un giocatore molto interessante, lo abbiamo apprezzato l'anno scorso con la maglia dell'Ostiamare. Non è la prima punta che la Casertana starebbe cercando, perché sempre con quello che ha detto il presidente Lombardi ieri sera, ha fatto i complimenti suoi dicendo che Agodrin può giocare tranquillamente come prima punta, e stiamo bene così, e alla fine potremmo anche non rinforzarci, però intanto arriverà Piro e vediamo se arriverà qualcun altro. D'Avellino, hanno detto che Biancolino resterà lì in pianta stabile, la Tana è lì, non si muove. Poi anche lì poi bisogna vedere se bleffano oppure, ma credo, insomma, che francamente Biancolino chiuderà la stagione ad Avellino per poi passare dietro la scrivania. Detto questo, noi siamo in chiusura di questa parte di calcio, quindi velocemente parliamo di quello che è il prossimo turno e poi andiamo dal nostro Marco Petriccioni per gli ultimi messaggi. Scrivete tifosi, mi raccomando, 800 17 23 07 oppure 392 800 16 14 per gli ultimissimi sms. Per non dimenticare, allora, innanzitutto c'è da chiedere come sta Francesco, e poi c'è la partita col Gavorrano che all'andata finì come finì, lo ricorderemo a breve con Raffaele Veccia. Francesco, come stai? No, le mie condizioni sono migliorate molto rispetto a una settimana fa. E non penso, anche tenendo presente lo staff medico, di essere presente con la partita di Gavorrano per continuare, diciamo, il recupero totale, quindi per evitare qualsiasi tipo di risentimento successivamente. Per cui sicuramente penso che sarò in quel di Martina la domenica successiva. Marano, Gavorrano fu il canto del cigno per mister Capuano, finì l'avventura di Eziolino, fu la più brutta casertana vista quest'anno a Gavorrano. C'è ovviamente da parte vostra, tu comunque vivi lo spogliatoio, tanta voglia di rivalsa perché non ci facesse una bella figura contro una squadra che è la maggiore indiziata per retrocedere, a meno di clamorosi miracoli tornerà in Serie D. Sì, effettivamente hai ragione, abbiamo disputato una delle gare peggiori. Era un periodo particolare, non è sicuramente un alibi, però sicuramente abbiamo tutta la voglia di fare bene domenica, anche perché poi effettivamente Gavorrano, con tutto il rispetto, si è dimostrata poi durante il campionato una squadra che ha molte difficoltà, e quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo in ogni modo di portare e di fare i tre punti. Raffaele, a Gavorrano successe un po' di tutto, una trasferta particolare. Gavorrano è la tomba di Capuano. Ci evoca veramente un bruttissimo ricordo Gavorrano, perché la squadra non giocò. Guardate, lì la squadra è come... Io ebbi l'impressione, lo dico ancora oggi, come se giocasse contro Capuano. Cioè, sembra che Capuano e la squadra fossero proprio due corpi estranei in quel due momento. Due avversari. Esatto. Per cui fu esonerato in diretta. Lo stesso presidente Lombardi, molto platealmente dagli spalti, noi stavamo distanti pochi metri da Lombardi, insomma, si alzò in piedi e gridò contro Capuano. C'è da rifarsi, indubbiamente, il Gavorrano assolutamente non è una squadra che... Ma nemmeno allora, non può impensierire la Casertana. E poi, guardando un po' il turno, io credo che da domenica sera potremmo essere terzi solitari, perché il Foggia ha una gara difficile a Lamezia, qui rischia tanto. Poi anche Castelrigone Aversa,
Ecco, ormai la Versa deve fare punti anche lontano dal Bisceglia. Il Castelrigone aveva inanellato, se non sbaglio, 5 vittorie consecutive prima dello stop di domenica scorsa, quindi sarà una bella gara. Gara che potrebbe essere invece agevole per il Teramo che riceve il Poggibonsi. Quindi, non per il Cosenza, secondo me. E non per il Cosenza, anche il Cosenza va a Sorrento, ecco, c'ha ragione. Ciccio, che anche il Cosenza rischia tantissimo a Sorrento, quindi il turno almeno sulla carta, perché ripetiamo fino alla noia nel calcio nulla è scontato e le partite vanno giocate, però la Casertana ha delle grossissime chance di rimanere al terzo posto in solitaria. Invece in Serie D c'è il Marcianise che gioca a Vichequense contro Cioffi, ex di turno, perché un po' di tutti in effetti, il buon Renato Cioffi che ha usufruito di una settimana di riposo, è quello qui la grafica, e ieri era al Progredo a spiare il Marcianise, sì. però insomma, se sei superiore vinci. No, ma infatti io l'ho detto pure ieri in cronaca che il Marcianise è superiore al Vichequense, quindi deve andare lì andando a fare la sua partita senza magari puntare al solito punticino fuori casa che può muovere la classifica, perché Marcianise deve pensare da capolista ora, deve andare lì, deve andare a giocare come fa al Pro Creditur e puntare alla vittoria, perché come ha detto anche Cioffi ieri, Citro ha fatto i gol di tutto il Vichequense, quindi voglio dire, questo la dice tutta sulla forza di questa squadra. Si è rivoluzionata, perché rispetto all'andata, quando perse 4-0, 4-1, adesso non ricordo di preciso, a Marcianise ha rivoluzionato tutto l'organico. Ci sarà un altro ex dell'Aventura che è passato lì al Vichequense, all'andata c'era Corsale che adesso è andata alla Turris, quindi un po' di turnover tra ex. Però mi sembra che abbia ingaggiato un altro attaccante di piedi proprio in queste ore, ha preso un altro attaccante dal Padova, un francese 21enne, insomma sta rivoluzionando la squadra. Cioffi ha iniziato a lavorare da pochi giorni, il Marcianise comunque non deve contare su queste cose, deve pensare solo alla sua forza, deve andare lì e imporre il proprio gioco, perché i 3 punti sono alla portata. Venturino, obiettivo vittoria, giusto? Sì, sicuramente ormai siamo la capolista e quindi andremo là sicuramente con lo spirito di umiltà che ci ha distinti fino ad ora, perché noi siamo una squadra molto umile e nonostante abbiamo sempre i piedi ben saldi a terra, però ora non possiamo nasconderci più. Andremo sicuramente lì con tanta voglia di far bene e sperando di portare a casa i 3 punti che sono molto fondamentali, perché alla fine siamo 6 o 7 squadre racchiusi in 5 punti, quindi sarà molto importante fare punti, soprattutto portare a casa il bottino pieno. E allora, noi prima di salutare i nostri ospiti andiamo per l'ultima volta dal nostro Marco Petriccione e poi chiudiamo la parte dedicata al calcio. Marco? Eh sì, vi lancio qualche input allora per la chiusura. Sasà scrive: grande Casertana, vai Marano, generoso, combattente, domenica ci vuole cinismo, vi vogliamo spietati, San Commaia alla Casertana. Poi su Facebook si parla di mercato, i tifosi in coro chiedono un attaccante, Arcangelo scrive Perna e Raggio Garibaldi. Per Marano poi una domanda: cosa porti dentro dell'esperienza di Aversa e cosa invece da Caserta? No, io l'ho sempre detto più volte, io di Aversa porto comunque una buona esperienza, ma secondo me una buona esperienza proprio personale, perché è stata una società che ha avuto fiducia in me e quindi io proprio ad Aversa ho iniziato a giocare con continuità, cosa che non avevo avuto negli anni precedenti a Castellammare, perciò sono maturato molto in quel di Aversa e secondo me era anche una piazza effettivamente buona per chi effettivamente doveva come me maturare e giocare. Di Caserta non me ne vogliono gli aversani, ma è un'altra piazza. È una piazza come Castellammare, io a Castellammare ci sono stato, sono di Castellammare, è una piazza calda, è una piazza che ti dà tanti stimoli, tante responsabilità e per un giocatore, io personalmente, soprattutto della mia età, per ora effettivamente non posso nascondermi, ma è in Campania, non è da sottovalutare, Caserta è il top, cioè è normale, ci sta Salerno, però Caserta non ha nulla per ora e secondo me ha solo opportunità di crescere sempre di più, ovviamente lo potrà fare solo grazie ai giocatori, grazie alla società che per ora stiamo dando ovviamente dei buoni risultati.
Una curiosità, Francesco, in chiusura, davvero al volo, ma tu speri di fare il derby con la Juve Stabia o speri di non farlo? Cioè, nel senso, la Casertana io ha assodato che sia in Lega Pro Unica, cioè io... Io, come dissi all'inizio, spero di farlo in un'altra categoria, quindi ciò vuol dire che la Juve, ciò vuol dire che la Juve Stabia faccia un miracolo in Serie B, che noi continuiamo così e l'anno prossimo facciamo il salto di categoria. Poi, quindi che la Juve Stabia faccia due miracoli, quest'anno l'anno prossimo, che si debba risalvare. Poi pure noi abbiamo... E io infatti l'ho detto, che quindi è un po' complicato, è meglio, speriamo che non lo facciamo al più presto. No, perché poi altrimenti sono troppe campane l'anno prossimo in Lega Pro Unica. È vero, è meglio che sì, un paio di Serie B... È sì, giusto che sia così. Poi un appunto a chi vive fuori da casetta. Avete i vostri siti, ma gestitevi i siti vostri. Ogni settimana, adesso Fumagalli, e poi Mancino, e poi Cruciani. Questi qua da casetta non si muovono. Statevi, è inutile che volete fare la chicca, che dovete fare mille visite. Non si muovono da casetta. Non, è inutile che scrivete, lanciate input e allarmate la tifoseria. Questi non si muovono. Hanno il contratto, sono professionisti, quindi non vi illudete. Lasciate perdere, cioè... E se l'ha detto Armando? No, ma non perché lo dico io, perché cioè, non è possibile, la Casertana tiene i tre perni, li cede in Serie B, cioè, ma a chi poi? A squadre che purtroppo insomma stanno in cattive acque. Queste vogliono, no, ma questi giocatori stanno costruendo, non sono 38enni, 40enni, stanno costruendo anche un futuro insomma a Caserta luminoso, perché come diceva Francesco, Caserta... Là ti correggo, è più di Salerno. Ti ho detto, cioè sì, Salerno... no, nel senso può fare. Sì, vabbè, questo sì. È più, e secondo me ha tutte le possibilità per superarla ampiamente. E meno male che Francesco se ne è uscito. Alla grande, un grandissimo diplomatico. Alla grande anche stasera. Marco, tu hai qualche altro messaggio oppure possiamo chiudere? Sì, ce l'ho. Ragazzi, ci avete regalato una partita di altri tempi, però lo dice in senso negativo il nostro tifoso che non si firma. Adesso basta regali, vogliamo una vittoria da grande. Vai Marano, dacci dentro, San Commaia è nostra. E allora, noi chiudiamo questa parte dedicata al calcio, naturalmente salutando i nostri ospiti, quindi grazie al nostro Raffaele Veccia. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a Francesco Marano. Grazie, buonasera a tutti. E poi salutiamo il nostro Venturino di Ronza, perché resta con noi ancora un po' Domenico Bernardo per parlare di Sala Marcianise Calcio a 5, e quindi grazie a te Venturino, in bocca al lupo per la carriera e per il Marcianise. Grazie, buona serata a voi. Allora, noi naturalmente adesso andiamo avanti con Extra Time, pallavolo, basket e naturalmente calcio a 5. Partiamo subito dalla pallavolo, ovvero dalla Exxon Volleyball Aversa. Vedremo tra poco quelle che sono le immagini in musica della partita tra i Normanni e Locorotondo. Normanni che continuano ad essere la squadra capolista, anche se non hanno giocato la loro miglior partita. Ci vediamo le immagini in musica e poi dopo collegamento telefonico con il presidente Sergio Di Meo. Servizio a voi tra pochissimissimo, il servizio sulla Exxon Aversa. L'abbiamo detto, la capolista del girone G di serie B2 maschile di pallavolo, squadra di Aversa, appunto la Exxon Aversa, una partita giocata contro il Locorotondo, una squadra ottava in classifica, non particolarmente... Diciamo l'hanno presa un po' sotto gamba. Sì, forse presa sotto gamba, anche se diciamo il Locorotondo un'ottima squadra, ne caviamo di più guardando le immagini e musica, ne discutiamo dopo con il presidente Sergio Di Meo. A voi il servizio. We'll be right back.
Allora, eccoci qui, ultima parte di Extra Time. Abbiamo visto le immagini della gara tra Exxon Volleyball Aversa e Locorotondo. Una vittoria che ha soddisfatto il presidente Sergio Di Meo, ma non il gioco espresso dalla squadra che lo ha un po' deluso. Giusto, presidente Di Meo? Buonasera innanzitutto. Presidente Di Meo in linea? No, non ancora. No, allora, il presidente Di Meo non è in linea. Ora dovrebbe esserci, comunque noi continuiamo a parlare di Exxon. Presidente, ci sei? Non c'è qualche problema? Perfezioniamo il collegamento telefonico? C'è. Anzi, dalla regia ci dicono di sì, ecco che andiamo in bambola, il bello della diretta. Presidente Di Meo, buonasera. Buonasera. Buonasera, presidente. Buonasera. Presidente, abbiamo visto le immagini in musica del match tra Exxon Aversa e Locorotondo. Dicevo, una vittoria che ha soddisfatto per il punteggio e per i punti conquistati, però non per il gioco espresso dai tuoi ragazzi, giusto? Giustissimo. Diciamo che le grandi squadre comunque sono anche questo. Noi non stiamo attraversando certamente un buon momento di forma. Dopo la sconfitta di Lago Negro ero convinto che i ragazzi potessero riprendere quel cammino che si era interrotto per la partita di Lago Negro. Purtroppo non è avvenuto dal punto di vista del gioco, però devo dire che, lo ripeto, una grande squadra si vede anche quando vince in momenti di difficoltà. E ieri è stata forse la partita più sofferta di questa stagione, ancora più di quei 3-0 che abbiamo perso con il Lago Negro, perché a un certo punto si stava scappando tutto di mano. Perdere il terzo set, dopo che loro hanno avuto ben 6 volte la possibilità di vincerlo con 6 set point, è stato fondamentale per il proseguo della partita. Non so come sarebbe andata a finire se la partita andava sul 2-1 per il Locorotondo. È vero che è una squadra che si è rinforzata, ma non posso assolutamente essere contento del gioco espresso, ma sono però contento della reazione che ha avuto la squadra, considerando anche che abbiamo giocato senza Chalot, ottimamente sostituito da Fasulo, questo naturalmente per scelte tecniche e non per infortuni, considerando anche che però sono stati 15 giorni tribolati dove si sono allenati male i ragazzi, per colpa soprattutto di problemi fisici, ma anche un po', ecco, di situazioni che si sono verificate, vacanze, qualcuno che è dovuto partire, qualcuno che è partito senza avvisare. Ci sono state un po' delle incomprensioni tra i giocatori e la società, però da persone per bene quali sono i miei giocatori e da persona che capisce qual è il ruolo di un presidente della società, stiamo cercando anche di far capire ai ragazzi che questo è un anno importante per tutti e diciamo che le somme si tireranno il 31 maggio quando finirà il campionato. Spero con una vittoria nostra, quindi con una soddisfazione reciproca da ambo le parti, da parte della società e da parte dei ragazzi. Presidente, anche perché c'è da affrontare adesso un'altra partita ancora con il Lago Negro in campionato, poi lo si ritroverà in Coppa Italia per cercare di passare alla Final Four che tu tanto sogni di conquistare, addirittura organizzare ad Aversa, poi il Leverano, praticamente le sfide per la Exxon Aversa non finiscono mai e questo è il momento più importante in cui la squadra deve dimostrare a se stessa, a te ma anche al pubblico, il proprio valore. Ma sono sicuramente le tre partite più importanti, quelle che valgono un'intera stagione. Vincere a Lago Negro sabato prossimo, e io ci credo perché noi non siamo certamente inferiori a questa squadra. Io l'ho ripetuto al presidente del Lago Negro, siamo diventati ottimi amici, che loro sono sicuramente più squadra di noi, ma noi individualmente siamo molto molto più forti di loro. Lui anche infatti ci tiene tanto a sottolineare, dice: voi siete la squadra, l'ammazza campionato. Allora, vincere a Lago Negro significherebbe mettere una pietra miliare su tutto quello che è il nostro campionato, per un semplice motivo, perché molto probabilmente le prime due andranno direttamente in Serie B1, visto che comunque ci sono delle carenze di organico in Serie B1. Noi abbiamo sulla terza, sulle Verano, 7 punti di vantaggio. Vincere a Lago Negro significherebbe mettere Lago Negro a 5 punti, Leverano continuerebbe a stare a 7 punti, poi viene Leverano qui, quindi significherebbe veramente dare una svolta a questo campionato. Però ecco, ora è importante fare la politica dei piccoli passi, l'esperienza insegna proprio che la gara di domenica ci deve essere da monito per far stare tranquilli i ragazzi, ma per fargli capire che nessuno ci aspetta più di un... siamo la squadra, ecco, che più ci aspettano al varco.
perché comunque siamo i primi in classifica, perché siamo imbattuti, perché stiamo dimostrando che comunque siamo una squadra che può reggere il confronto con tutti, quindi ci aspettano al Lago Negro ansiosi di poterci scavalcare, perché loro vincendo, ricordiamolo che stanno facendo anche loro un grande campionato, ci scavalcherebbero di un punto. E poi abbiamo quella partita fondamentale che io ci tengo tantissimo, i ragazzi lo sanno bene, la sosta del campionato dopo la partita con le Verani in casa, il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, dove noi vincendo 3-0, facendo un set supplementare abbiamo questo vantaggio perché siamo stati meglio classificati in campionato, possiamo anche aspirare ad arrivare tra le prime quattro squadre d'Italia e avrei tutte le intenzioni di portare ancora più il volley che conta da Versa organizzando questa Final Four. Purtroppo non dipende da me, dipende dai miei ragazzi, anche se stanno attraversando un momento di forma non certamente ottimale, mi aspetto veramente un'impennata e una prova d'orgoglio e mi devono anche loro far ricredere di qualche piccolo, di qualche piccola pausa che hanno avuto e che ecco, vorrei che fosse solo un fatto momentaneo, non un fatto che può essere un campanello d'allarme più importante. D'altronde stiamo parlando, Anna Maria, di una squadra che è imbattuta in campionato. Esattamente. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto 10 su 10, con un problema importante che è quello di Chalò, perché Chalò è venuto, ha fatto due allenamenti, è stato infortunato, ha avuto febbre, ha avuto una contrattura, quindi noi abbiamo un problema importante di far entrare nei meccanismi della squadra Chalò e sappiamo bene che ci vuole del tempo per uno schiacciatore importante come lui amalgamarsi subito con il palleggiatore. Speriamo che già sabato ecco, abbiamo i primi risultati da questo punto di vista. Presidente, lo dicevi prima tu, essere la capolista del girone G di Serie B2 mette sempre in conto il fatto che le squadre avversarie ti aspettino sempre al varco e che giochino alla morte perché sei la capolista, sei la squadra imbattuta. Però essere la capolista anche in un ambiente come quello di Aversa, dove la pallavolo è sempre stata amata, porta tantissimo pubblico a sé, il pubblico sta rispondendo benissimo. Come tu sai, noi abbiamo anche interazione con i nostri tifosi, c'è qualcuno che però va un pochino stranamente controcorrente, che ti pone una domanda, è arrivato un sms, non c'è firma, dice: per il presidente Di Meo, pensa che la sonora sconfitta di Lago Negro abbia inciso sulla prestazione di ieri dei suoi atleti? E poi dopo questa partita sta rivalutando il suo obiettivo finale? Presidente, è una catastrofe praticamente, il capolista in battuta è una catastrofe. Assolutamente, io non vorrei essere così catastrofico come l'amico che ci scrive. Certamente la sconfitta di Lago Negro ha lasciato un segno importante, ma non per qualcosa, perché per il modo in cui è maturata. Noi a Lago Negro, anche se abbiamo perso 3-0, tutti e 3-7 abbiamo comandato noi fino al 17, il terzo set addirittura vinciamo 17-13. C'è stato un calo di tensione, purtroppo i ragazzi sono allenati male durante le festività natalizie, questo lo dicevo, è dovuto anche un poco al fatto che abbiamo trascurato un po' gli allenamenti, forse sono stato anche io troppo buono con qualcuno di loro che è partito per 3-4 giorni, siamo stati anche 3 giorni senza palazzetto perché il comune ha montato un palco per un concerto e lo ha lasciato lì per 3 giorni, quindi ci siamo dovuti arrangiare anche in palestre vicine, però ecco, è stata tutta una serie di cause che queste non assolutamente devono creare allarmismo. Io lo ripeto, abbiamo giocato male e abbiamo vinto, questo significa che siamo una grande squadra e quindi io penso che questa sconfitta non ci deve innanzitutto intimorire per sabato prossimo, ma soprattutto non lascia assolutamente quelli che sono i miei obiettivi, che lo ripeto, fino alla morte sono quelli di 2 anni, andare in Serie A, riportare la Serie A da Versa di pallavolo. Presidente, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, naturalmente ci vediamo qui prossimamente e ancora grazie e buona serata a te. Buona serata, volevo fare un abbraccio particolare a Marco che si destreggia come giornalista al posto di Alessandro, io penso che lo vedremo sui grandi prosceni di qualche televisione importante perché è un ragazzo che merita veramente tanto. E un abbraccio anche ad Armando che ci segue sempre. Grazie, grazie. Ok. Ciao presidente. Buonasera, buonasera. E allora, noi tra poco torniamo naturalmente con il basket ed il calcio a 5, adesso è l'ora della pubblicità, torniamo tra pochissimo con Extra Time. Ultima parte, Anna Maria, di questo Extra Time con basket e calcio a 5 in primo piano.
Sì, abbiamo appena parlato di pallavolo dell'ex Naversa con il collegamento telefonico con il presidente Di Meo. Ora passiamo la parola al nostro Marco Petriccione. Lui ha abbandonato la postazione telematica. Ci sono io a curare i messaggi, quindi tifosi della Juve Caserta ma anche del Sala Marcianise per parlare con il nostro Domenico Biernardo e per parlare con il nostro Marco Petriccione. Vi ricordo che potete scrivere sulla pagina Facebook di Agro Casertano oppure chiamare in diretta al numero verde gratuito 800 17 2307 oppure mandare un sms al 392 800 1614. Marco Petriccione. A me il numero l'hai dato sbagliato, tu adesso fai vedere che lo sai. No, io lo so a memoria, cioè voglio dire, hai qualcosa in contrario? Assolutamente, assolutamente. Sì, parliamo di basket, va, che adesso ci sono i due sport più belli del mondo, finalmente parliamo di cose serie, futsal e basket. Beh, la Juve Caserta prima di tutto arriva al giro di boa con 14 punti, questa è la notizia migliore. E lo fa dopo una partita difficile e strana, giocata ancora una volta senza il lungo titolare, che poi è stato ufficializzato, ne parleremo dopo, è Tony Easley, al posto di Cameron Moore ancora infortunato. Ecco, questa è la classifica che sorride in qualche modo alla Juve Caserta, anche se alla fine è arrivata un po' l'amaro in bocca per il non accesso alle finaletti Coppa Italia. Le finalette ci vanno Reggio Emilia e Venezia, insieme alle altre sei già predestinate. La Juve Caserta, come dicevamo, ha vinto comunque una partita importante per la salvezza e anche eventualmente, chi lo sa, un domani per accedere ai playoff, per entrare nelle prime otto alla fine della stagione. Questa è la griglia invece delle Final Eight, una griglia abbastanza equilibrata, forse la partita più bella si gioca proprio fra terza e sesta, ovvero Milano-Sassari, e forse anche da lì che uscirà la vincitrice, perché sono le due squadre che hanno dimostrato nel corso del giro di andata di avere la qualità forse superiore alle altre, ma ci sono anche altre doti che premiano, come la costanza, ad esempio Cantù, anche la stessa Siena. Quindi vedremo chi riuscirà a vincere, anche perché le Final Eight si giocano dal 7 al 9 febbraio, non adesso, possono cambiare tante cose in un mese. Noi adesso però ci vediamo, se permettete, il servizio della Juve Caserta, così lo commentiamo dopo. Ultima giornata del girone di andata, Caserta affronta Pistoia con la consapevolezza di essere già fuori dalle Final Eight di Coppa Italia. Il ricordo di Davide Ancillotto prima della palla 2, poi spazio all'agonismo. Sono di Roberts e Michelori i primi canestri bianconeri dopo il missile di Kyle Gibson. E Jeff Brooks invece a firmare il primo break dell'incontro con la pastareggia brava a combattere sotto le plance e scrivere il più 7 sul tabellone al sesto minuto di gioco. C'è un po' di confusione con l'uscita dal campo di Anna e dopo il lay-up di Capitan Mordente, Pistoia accorcia e chiude la prima frazione sul 18-14. Un parziale di 4-0 apre il secondo quarto in favore dei padroni di casa, ma in fase offensiva la luce va e viene e allora i toscani restano in partita. Vitali e Brooks sbloccano i bianconeri anche se le percentuali nel tiro da fuori restano ai minimi storici. A fine primo tempo sarà 12% da 3. La pastareggia segna quindi nel pitturato dove Scott vola per la lay-up del 29-24. Le triple di Meini ed Anna ravvivano finalmente il match. A fil di Serena Washington limita e all'intervallo si va sul 32-30. Inaugurano il secondo tempo Brooks e Roberts con un break di 4 punti. Rispondono Johnson e Wanamaker nel terzo periodo. Le squadre si mostrano decisamente più precise. Mordente e Roberts bersagliano la retina avversaria. Brooks dalla lunetta scrive il nuovo massimo vantaggio sul 52-41. Pistoia ha però il merito di non disunirsi e di restare in partita trascinata da Cortese e Wanamaker. La schiacciata di Washington chiude il terzo quarto 58-55. Daniel trascina Pistoia fino almeno uno, ma Caserta sfodera l'arma in più. E Michele Vitali, cinico, prima in contropiede, poi dall'arco dei 6,75 m. La Juve aumenta l'intensità in entrambe le fasi di gioco. Le schiacciate di Brooks e Vitali fanno saltare dal seggiolino i sostenitori di Pezza delle Noci. Negli ultimi minuti è decisiva la dinamicità di Jeff Brooks. L'ala bianconera cattura due rimbalzi pesantissimi in attacco. Pistoia si affida a Johnson nel finale, ma la bomba di Roberts vale come un colpo del KO. Termina 80-74 la Juve Caserta e ha più 10 sull'ultimo posto dopo la prima metà del campionato. Solo complimenti per il gruppo orchestrato da Lele Molin. Vittoria importante e difficile, l'abbiamo detto, mancava il lungo, ma importante anche perché Pistoia era una squadra molto in forma e lo ha dimostrato anche a Pezza delle Noci. La Juve Caserta è riuscita in una partita strana ad avere la meglio, anche grazie a una squadra abbastanza ritrovata per quanto riguarda la voglia di giocare. A Cremona avevamo visto tutt'altra squadra, prima ancora con Sassari avevamo preso 25 punti, quindi è evidente che c'erano delle difficoltà nella Juve Caserta, poi la squadra di Molina è riuscita a venirne fuori. Ci sono un paio di nomi da fare, perché si è parlato tanto di Marzaglioli, ha fatto ieri il suo esordio in stagione, non aveva ancora giocato fin qui. Si parla anche di Tommasini, due giocatori
che restano un po' fuori ai margini di questa Juve Caserta, ed è di loro ha parlato anche Molino in conferenza stampa. Adesso lo vediamo, perché se da un lato Tommasini ha avuto diverse chance e continua a deludere un po', dall'altro c'è Marzaioli che ha giocato il suo primo minuto della stagione, che forse poteva fare qualcosa in più. Vediamoci le interviste sia a Moretti, allenatore di Pistoia, che a Molino della Juve Caserta. Si è ripetuto troppe volte nell'arco della partita che potevamo fare questo tipo di passo per salire sul treno che poi ci avrebbe consentito di mettere la testa avanti e poi magari la partita anche la potevi portare via, però quando poi alla fine capita così spesso vuol dire che i tuoi avversari ci mettono sempre qualcosa in più, quindi complimenti a chi ha vinto. Noi probabilmente abbiamo fatto qualche superficialità di troppo, mi riferisco alle palle perse piuttosto che a qualche canestro facile che abbiamo consentito nel quarto quarto in cui poi la partita si decide, quindi torniamo a casa con una sconfitta, una buona sconfitta perché ne abbiamo giocato con solidità, ecco. Chiaro, delusione per la sconfitta, però continuiamo a tenere in mano questo buon momento che ci porterà nei giorni di ritorno magari a raccogliere quelle due o tre vittorie che ci mancano per l'obiettivo. Ma io dico sempre che la Serie A, la lunga, i valori li mette in campo, difficilmente le squadre buone floppano per tutta la stagione. È chiaro, Varese mi aspetto che possa fare qualche passo avanti, però insomma alla fine le 3-4 squadre che si lotteranno l'ultimo posto saranno quelle, e io credo, come hai detto tu, le 8 che oramai hanno preso questo passo così buono, secondo me si giocheranno i playoff. Poi è chiaro, ogni sorpresa, il basket è bello perché alla fine ti mette di fronte anche a qualche outsider. La sensazione è che se Milano sia giusta, come sembra essere sulla strada di poter fare, io credo che possa avere un qualcosa in più delle altre, se non altro dal punto di vista della profondità del roster. Non sono uno che si fa ingannare dalle sensazioni. Guardo le squadre che stanno davanti a me e riconosco che alcune di loro, anche se noi abbiamo avuto modo di competere e magari anche qualche volta in alcune occasioni, soprattutto in casa, siamo andati vicinissimo a poterle battere, però sono tutte squadre che onestamente hanno dimostrato qualcosa di più. Io sono contento, molto contento del record con il quale giriamo la prima fase, perché credo che la squadra ha vissuto una prima fase veramente che ha dovuto affrontare diverse problematiche. Su Marzaioli, lo sai, è un giocatore che a Caserta amano molto, è soddisfatto di quel minuto in cui è stato in campo, comunque ha rotto il ghiaccio. Io voglio dire solamente una cosa. Se vogliamo aiutare questa squadra, indipendentemente dai minuti che deve giocare Marzaioli, Tommasini, Vitali o chiunque altro, è il caso che la gente aiuti, non provochi. Il fatto che oggi Marzaioli scenda in campo è perché Marzaioli si è guadagnato la stima dei suoi compagni e del suo allenatore. La gente che pensa che Marzaioli sia la vittima sacrificale di un qualsiasi disegno strano non fa. E io credo che per Marzaioli stasera scendere in campo non è stato facile. E per cui sono molto contento che lui abbia avuto questa possibilità e mi auguro di avere altre occasioni per poterlo mettere in campo. Diciamo che la risposta un po' seccata di Molin deriva dal fatto che io non conoscevo che in panchina ci sono state delle contestazioni da parte di un gruppo ristretto di tifosi nel momento in cui la Juve ha subito un parziale da parte di Pistoia. Era comunque in vantaggio, a fine primo tempo era sul 32-30. Ad ogni modo c'è stata una piccola contestazione nei suoi confronti, incitavano l'allenatore a mettere dentro Marzaioli, poi l'ha messo in campo. Marzaioli, che è un ragazzo che noi conosciamo bene e che ha delle diverse qualità, era un po' intimidito dall'esordio sicuramente, ma anche dalla situazione, evidentemente non ha potuto dare il meglio, per questo Molin chiedeva maggiore tranquillità anche nel settore che c'è dietro la panchina, da dove spesso arrivano polemiche, ed era seccato anche a Tripaldi, infatti nel dopogara anche lui ha avuto parole abbastanza dure nei confronti di una parte dei casertani. Marco, ci scrivono diversi tifosi, naturalmente quello che tiene banco in questo momento è l'argomento mercato. Molti vogliono sapere se ci sono delle novità. Io vado a leggere anche un messaggio del nostro Antonio. Antonio chiede se secondo te c'è qualcuno migliore di Esli oppure no? Migliore di Esli, non lo so, forse poteva essere Linton Johnson, che però ha preferito stare a Sassari. A Tripaldi, la Juve Caserta, insomma, hanno cercato diversi giocatori prima di Esli, con Esli,
è arrivato Isli e alla Juve Caserta va molto bene perché è un giocatore mobile che somiglia moltissimo a Moore, meno talento forse qualitativamente parlando, un po' più leggerino in difesa, però arriva come sostituto di Moore e credo sia un sostituto di altissimo livello anche perché ha fatto nelle prime 15 giornate di campionato il titolare a Venezia, Venezia che è una squadra che ha delle ambizioni superiori a Caserta. E ovviamente l'ha annunciato in conferenza stampa Tribaldi, a questo punto lancio anche l'intervista, dopo di lui c'è anche Michele Vitali che parla dopo la gara di Pistoia, 13 punti per lui, una buona partita, e parla alla vigilia del suo ritorno in nazionale nella sperimentale di coach Pianeggiani. Siamo soddisfatti perché comunque giriamo a un punteggio che non, francamente alla vigilia del campionato non avremmo pensato. Ed è un punteggio che oltretutto ci mette con 10 punti di vantaggio sull'ultima in classifica e a 2 soli punti dal gruppone delle squadre che stanno lì per andare nei play-off, diciamo, dell'ottavo posto. Quindi intanto sono contento di questo. Intanto sono contento perché siamo arrivati a 14 e nelle ultime 4 partite eravamo senza il centro titolare. Oggi abbiamo giocato una partita difficile perché l'avversario non ha mai mollato dopo aver avuto problemi di infortuni, problemi di calo fisico e mentale che è inevitabile che hai soprattutto quando non ti puoi allenare bene. Quindi la reazione della squadra, aver giocato una partita sempre in testa e averla vinta, secondo me è importante, è una cosa che mi fa molto piacere perché soprattutto vabbè, per il lavoro mio, ma di coach Molin, di tutto lo staff tecnico, di tutti i giocatori che se lo meritano, anche Anna stasera che ha fatto un secondo quarto molto brutto, poi ha avuto la forza di girare la propria partita, o Vitali che è entrato e l'ha cambiata, faccio due esempi, ma insomma, quindi credo che alla fine abbiamo fatto un girone d'andata che poteva avere la ciliegina sulla torta e se non ci siamo arrivati, devo dire, un po' è responsabilità nostra. E un po' non siamo stati fortunati, perché penso a tante partite perse. Veramente all'ultimo tiro. Ecco, forse il rimpianto vero, l'unica partita veramente giocata male è stata Cremona. E che si può sempre fare meglio e che alcuni giocatori non hanno reso forse sempre come ci si aspettava. Questo è tutto vero, le critiche ci stanno. A me non dispiacciono le critiche, io faccio questo mestiere da una vita. Ho fatto il giornalista per 20 anni, capisco perfettamente la questione. Quello che mi dà fastidio è talvolta la malafede, la prevenzione e soprattutto dopo 6 mesi, 5 mesi, insomma, basta nostalgia. No, basta, cioè, voglio dire, su, cerchiamo di pensare a questa squadra qua e che cosa questa squadra qua può fare. Detto questo, per quello che riguarda, diciamo, il mercato, come già si sa, circola, ma insomma, ufficializziamo, anche perché prima di questa sera non si poteva fare per una ragione che a tutti è chiara. Insomma, noi prendiamo da Venezia Tony Isley, oggi Venezia giocava una partita fondamentale per loro per entrare, purtroppo ci sono entrati loro in Coppa Italia, e quindi pur avendo un accordo di massima con loro già prima durante la settimana, l'accordo ovvio e logico fra due società serie e professionisti è non diciamo nulla, lasciamo che il giocatore giochi tranquillamente la sua partita e che Venezia giochi la sua partita, ufficializziamo successivamente. Quindi è chiaro che anche il mio silenzio era legato a un fatto logico, da un comportamento professionale. Io, come ho detto prima, lo dico con più tranquillità in questa sede, cioè sono un professionista, faccio degli errori, è giusto che venga criticato, però vorrei che ci fosse rispetto per il lavoro, cioè non siamo qua né a ridere né a scherzare né a fare fesserie. Cerchiamo di fare il nostro lavoro nella maniera migliore possibile, vorrei che questo almeno fosse rispettato. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, questo è indubbio, questi errori sono sincero, c'è anche stata la Coppa Italia, però comunque secondo me alla fine del giorno d'andata abbiamo fatto un ottimo giorno d'andata, siamo a 14 punti, ok, con una vittoria in più, che magari mi viene in mente Roma, abbiamo buttato via la partita, potevamo andare in Coppa Italia, però se inizio stagione ci dicevano a fine giorno d'andata siete a 14 punti, penso che ognuno qua a Caserta avrebbe messo la firma, quindi secondo me fino adesso comunque la stagione è positiva. Beh, io cerco di farmi trovare pronto, a volte mi riesce un po' di più, a volte mi riesce un po' di meno, questo fa parte del processo di crescita sicuramente. Quello che voglio fare, il mio obiettivo è farmi trovare sempre più pronto domenica. Adesso questa sera ci godiamo questa vittoria, poi da domani iniziamo a pensare a Venezia però. Michele, tu sei il più giovane della squadra praticamente, da chi riesci a rubare di più dei tuoi compagni? Sicuramente a livello di esperienza e trucchetti, diciamo Marco Mordente, con lui mi trovo molto bene, è un ragazzo super ed è facile e bello giocare con lui, ti aiuta tanto e questo per la mia crescita è molto molto importante. Alla prossima c'è tuo fratello, cosa vi siete detti? Cosa vi direte? Parliamo dopo, adesso vediamo. E allora noi ci spostiamo un attimo.
attimo dal basket al calcio 5, vittoria della Juve Caserta, ma vittoria anche del Sala Marcianise nel derby con la Partenope. Domenico. Sì, direi anche finalmente, perché l'umore era stato un pochettino funestato nel nelle pre-vacanze della presosta natalizia, perché il big match a Policoro, come ben sanno tutti, è finito 8-1 per la capolista ormai inarrestabile di questo girone di Serie B, e quindi diciamo l'umore non era dei migliori, soprattutto dopo essere sprofondati a meno 8 ed essere raggiunti al terzo posto dalla Partenope. Quindi un nuovo scontro diretto con l'inaugurale del 2014. Fortunatamente la squadra di mister Da Silva ha sfoderato una bellissima prestazione, 4-0 in casa della Partenope a Monteruscello, anche una piccola vendetta dopo l'andata, quando la Partenope espugnò a sorpresa il Palagio Lucanoi a Marcianise con il risultato di 5-3. Era un periodo particolare, soltanto 2 giorni prima si era cambiata la guida tecnica dopo una preparazione tribolata che ha portato al campionato in maniera un pochettino incerta, e quindi insomma un risultato importante che adesso fa rimanere terza solitaria lo Sporting Marcianise, in attesa di 2 gare casalinghe con il Bisceglie e il Giovinazzo, che decreteranno un pochettino, definiranno soprattutto il campionato. A fine mese ci sarà anche l'esordio in Coppa Italia, sarà il Futsal Isola la squadra che il Marcianise affronterà, perché c'era incertezza dovuta a un recupero nel girone laziale. L'ha vinto la Riccia, che è andato secondo, quindi scala al terzo posto il Futsal Isola, e quindi sarà la squadra che ospiterà il Marcianise il 25 gennaio prossimo. Girone a 3 ci sarà anche il Villafranca, che poi verrà a Marcianise, quindi insomma si dà il via anche alla competizione tricolore. Ancora Futsal Isola, sempre quella squadra. Sì, infatti sembra essere un leitmotiv, poi alla fine positivo per il Marcianise, perché poi tutti i ricordi positivi, è stato battuto 5-3 in casa in Coppa Italia, lì si è perso soltanto di un gol, e quindi il Marcianise poi è arrivato in finale dei playoff, quindi tutti i ricordi positivi, e speriamo di continuare su questo trend, che la squadra continui su questa scia positiva di risultati del passato. Però ora la testa è al campionato e bisogna tenere testa al Policoro e soprattutto recuperare qualcosa al Mola, che è secondo. Il presidente Campana, Domenico, non era contento della vittoria, ma era ancora più arrabbiato sabato, perché ha detto: se questi avessero giocato così col Giovinazzo e con il Policoro, la partita non la prendevamo 8-1. C'è ancora più rammarico. Sì, c'è il rammarico, perché sinceramente perdere dopo 10 minuti già 5-0 significa che in campo non si è scesi proprio, perché non stiamo parlando di una partita prima classificata contro penultima, anzi addirittura contro l'ultima ha vinto solo 6-1 il Policoro, quindi voglio dire nemmeno questo risultato così eclatante è uscito fuori, quindi significa che magari la squadra era intimorita o ha sentito troppo questa partita, quindi ovvio essere arrabbiati, ma io credo che perdere un big match ci può stare, ma gettare all'aria punti con la Partenope all'esordio in campionato come all'andata, oppure andare a pareggiare a Barletta quando ad un minuto dalla fine vinci 2 gol e ti fai recuperare con 2 espulsi e tutto ciò che è successo, quelli sono i maggiori diciamo così dispiaceri di questo campionato. Che poi vai a perdere a Policoro ci può anche stare, forse non 8-1, ma ci può stare. Però il rammarico maggiore è Barletta e sicuramente la gara con la Partenope all'andata. Domenico, l'importante è continuare a macinare punti e non perdere terreno, poi con la speranza che si fermino anche quelle che sono davanti, anche il Policoro, tu hai detto, sembra inarrestabile, però ognuno prima o poi cade, o almeno è quello che ci si augura. Sicuramente, però guardando un pochettino l'andazzo di questo campionato, ci si complica la vita solo da soli, perché il campionato ha 2 fasce di livello di squadre. Le 3 che portano avanti, anzi il Mola è una sorpresa perché è una squadra neopromossa e con il gruppo dell'anno scorso sta portando avanti con entusiasmo questo progetto. La Partenope ha giocatori di esperienza, ma non la metto del livello del Marcianise e del Policoro, quindi diciamo che è un campionato a 2 con la sorpresa Mola, quindi
Se non ci si complica la vita da soli, vinci facilmente le partite, vai avanti tranquillamente. Da grande squadra come il Policoro sta tenendo testa senza sbagliare anche psicologicamente al campionato, quindi il problema sta in noi stessi, quindi bisognerà magari, perché no, come dici tu, approfittare di un eventuale passo falso che può arrivare, però ora bisogna concentrarsi sul secondo posto e poi magari tappa dopo tappa, perché no, cercare di avvicinare anche il primo. Discorso, torniamo al basket, siamo quasi alle battute finali. Marco, prima di parlare del prossimo turno, hai preparato altro materiale? Sì, allora abbiamo parlato di Isley, andiamoci a vedere la scheda di presentazione di questo giocatore che, come abbiamo detto, assomiglia molto a Moore. Vediamo. La Juve Caserta si chiama Tony Isley, 90 kg per 2,06 m, somiglia molto a Moore soprattutto fisicamente. Il suo soprannome non a caso è Slim, a sottolineare il fisico slanciato e non di certo ingombrante dell'atleta nato a Columbus negli Stati Uniti il 15 luglio del 1987. Più attaccante che difensore lo si può conoscere meglio attraverso i numeri che hanno accompagnato la metà di stagione trascorsa con la casacca dell'Umana Venezia. In 15 partite ha fatto registrare una media del 77% da 2, con 32 schiacciate, il 50% nei liberi e nessun tentativo da 3. Solo 4 rimbalzi a partita, mentre di stoppate ne ha messe a referto 6 in tutto il girone di andata. Le sue medie si completano con un assist a gara in 20 minuti di utilizzo. Così con coach Mazzon più convincente dopo il cambio sulla panchina veneta con Markowski. Abituato a giocare al fianco di André Smith, è stato probabilmente limitato dagli schemi della Reyer. Diversa è la costruzione del gioco della Juve, che fa della velocità e del dinamismo la sua arma principale, doti che sembrano appartenere a Tony, che a Sassari ha lasciato un ricordo sicuramente migliore che a Venezia. Tra il 2011 e il 2013 nell'isola ha messo a segno quasi 700 punti con medie simili a quelle in maglia Reyer. Per lui in passato l'esperienza in Lega 2 con Forlì, dopo l'esordio in Europa nella stagione in Polonia con il Varsavia. I primi passi però li ha mossi in Alabama, dove ha frequentato l'high school sognando l'NBA. Caserta può essere anche per lui un trampolino di lancio in grado di consacrarlo definitivamente nel campionato italiano. A lui coach Molin chiederà tanto, l'esordio dovrebbe esserci già domenica prossima, il caso vuole che Tony torni subito nella Laguna per affrontare Venezia da avversario. Questo era Tony Isley, il nuovo acquisto della Juve Caserta. Speriamo che faccia buone cose al Palamaggio e con la Juve Caserta. Adesso ci vediamo una clip che magari alla fine del girone di ritorno potremo ripetere con qualche giocata proprio di Isley. Ed è la clip che riguarda le 10 migliori giocate del girone di andata bianco-nero. Top 10 del girone di andata bianco-nero. Marco Mordente, il capitano, ultimo ad arrendersi nel derby perso ad Avellino. Al nono posto Cameron Moore contro Milano, rapina ed inchiodata per il Superman bianconero. All'ottavo posto il leader tecnico di questo splendido gruppo, Jeff Brooks, si nasconde dietro la difesa pesarese e brucia la retina. Al settimo posto la grinta di Michelino Vitali contro Roma, scippata e contropiede, un suo marchio di fabbrica. Al sesto la difesa di Anna contro Varese, un'arma in più per la Juve, merito della cura Moline nella psiche del playmaker bianconero. Al quinto posto le infinite abilità di Brooks, capace anche di assistere così Cameron Moore nel match contro Varese. Al quarto parte ancora tutto dalle mani di Brooks, al bacio l'assist di Roberts per Moore che inchioda a canestro e costringe Bologna al timeout. Sul podio il viaggio in ascensore di Chris Roberts alla prima contro Venezia, schiacciata a spalle al tabellone sul passaggio di Anna.
secondo posto l'azione dell'anno nel derby, due passaggi dietro la schiena di Anna e Roberts per l'ennesimo volo sul ferro di Moore. Al primo posto il pubblico casertano nella trasferta di Siena, lo spaventoso alley-oop da centrocampo sull'asse Anna Roberts ed il successivo schiacciatore di Carlton Scott, brividi che vogliamo rivivere nel girone di ritorno. Marco Petriccione sulla... una degna chiusura di questa puntata di Extra Time. Esatto, e allora Caserta giocherà domenica a Venezia in Laguna. Caserta all'andata Marco stravinse, era un'altra Venezia però attenzione alle, ovviamente alle rimonte anche in chiave, come dire, playoff, anche se Venezia forse è superiore rispetto a Caserta. Però bisogna stare attenti, Caserta vince una ventina, 22 punti forse, insomma, di meno, sì. Di meno circa 20 punti, e quindi bisogna fare parecchia attenzione, perché le due squadre negli anni 90 diedero vita a un duello, ma era un'altra pallacanestro, nel 95-96 era Caserta, che tu eri un bambino, giustamente non puoi ricordare, Caserta perse di 23 a Venezia e poi vinse di 27 qui, insomma fu qualcosa di mega galattico, no vabbè, ma erano altri anni, fu qualcosa di straordinario, però lì valeva il secondo posto, quindi bisogna fare attenzione. Però Venezia ha fatto secondo me un errore, ci ha dato Esli, adesso propria... deve trovare un lungo che io dubito riuscirà a prendere entro questa settimana, se dovesse essere così giocherà senza il suo pivot titolare e l'ha data la squadra avversaria. Perché poi? Perché poi? Chiedetelo a Tripaldi, Bene, finita anche questa puntata, Anna Maria? Eh sì, una puntata molto interessante di Extra Time, ma naturalmente noi ci riserviamo sempre di deliziarvi ancora di più ogni lunedì. Intanto ringraziamo il nostro ospite, il collega Domenico Birnardo. Grazie Domenico. Grazie a voi dell'invito. E il nostro copadrone di casa, Marco, ottima postazione telematica, i miei complimenti, so che hai spopolato, addirittura dicono Marco adesso, non più Alessandro. Scarano è fuori. Ciao Alessandro. Naturalmente non è vero, Marco, con te ci vediamo settimana prossima nel tuo angolo del basket con tante chicche. Grazie. Alessandro Scarano naturalmente tornerà con noi alla postazione telematica, tu torni? Vedremo, ci alterniamo, facciamo un turno di riposo a testa, sì. Ci riposiamo, no? Ci vediamo la prossima settimana sperando di portarvi buone notizie ovviamente da tutti gli sport di Terra di Lavoro. Arrivederci a tutti.